Al di là di tutti i libri che non si possono leggere integralmente qui su YouTube, sia come se avessimo a disposizione tutte le lettere dell'alfabeto, ma per qualche motivo qualcuno si è impossessato di 18 lettere su 21, ci rimangono quelle più antiche. Con queste più antiche dobbiamo cercarci di creare le parole che ancora ci rimangono, perché in qualche modo le altre sono di proprietà altrui, che le devono usare per i loro affari, per il loro business, e quindi non sono più proprietà di coloro ai quali queste parole sono state rivolte, perché nella mia idea scrivere un libro è lanciare un linguaggio, quindi è lanciare un messaggio, è rivolgersi a tutti, insomma è dialogare con gli altri. Ma se poi qualcuno si impossessa delle parole, si impossessa degli strumenti, allora viene meno anche questo strumento di dialogo, o cioè rimane uno strumento di dialogo ridotto per pochi. Per quelli che possono comprarsi i libri, ma per comprarsi i libri bisogna poi conoscerli, bisogna averne sentito parlare, averne, ma soprattutto averli sentiti, perché ormai tanti parlano di libri. Stiamo assistendo a un'avvalanga di recensori, poco se ne ricava sentendo questi recensori, spesso studentini, parlare di questi libri. Insomma, abbiamo bisogno di sentire la parola autentica, dal vero, per poterci rendere conto di cos'è un libro, di qual è il messaggio vero che lancia quel libro. Ma questi studentini che recensiscono questi libri, per lo più, insomma, o le massaie o le signorine per bene, a volte qualche professoressa. Quando funzionano i loro canali, guadagnano, no? Guadagnano perché in qualche modo hanno una percentuale sull'acquisto che verrà fatto attraverso Amazon, eccetera, del libro che loro hanno recensito. Oltre che naturalmente poter monetizzare i video che fanno, che a volte hanno anche molto successo, perché ormai, come ho già detto da un'altra parte, non è più la cosa che si adopera, l'oggetto, lo strumento, libro, ma ormai ci si accontenta di sentirne parlare. Abbiamo bisogno, cioè ci accontentiamo di saper, di sentir parlare della cosa, non più di venire a contatto con la cosa, non con l'oggetto libro, ma con il contenuto vero, reale di quel libro. Quindi impossessarsi di quel linguaggio, di quei concetti, che quando vengono riferiti così sono spesso superficiali, non ci convincono, insomma, oppure convincono chi vuole convincersi, cioè chi si accontenta ormai di una visione superficiale della cosa. Ma questo funziona perché questo in teoria fa vendere, ecco, dare la cosa, lo strumento a quel referente a cui quello strumento è indirizzato, no. Qualcun altro se ne impossessa, ma non se ne impossessa per un tempo breve, se ne impossessa per un tempo lungo, lunghissimo, eccessivo, perché è anche giusto riconoscere a chi scrive un libro il fatto di poter, o a chi lo pubblica, anche se ormai ci sono tante forme di pubblicazione, no? Pubblicare un ebook non è più come pubblicare un libro di carta. Non ci sono più tutti quei costi, quegli strumenti, quei passaggi, trasporto, negozio, stampa, carta, tutto quello che volete. Ormai basta mettere lì il file, insomma, e si può usare il libro. E quindi sta cambiando la realtà. Leggere un libro, leggerlo ad alta voce per tutti, anche questo è un'altra possibilità. È come interpretare una musica, no? Le note, a secondo di chi le suona, assumono una risonanza diversa, un valore diverso. Sentir suonare Michelangeli
Non è come sentire suonare il primo dilettante che passa. Quelle note acquistano un valore diverso a secondo di chi le suona, a secondo di chi le porge, a chi le ascolta. E magari molti quelle note non le avrebbero ascoltate se Michelangeli non gliele avesse fatte diventare belle, fruibili, piacevoli, godibili. Questi strumenti vengono limitati. Le lettere dell'alfabeto con cui si può parlare in letteratura, i libri, sono ridotte. Tutte le lettere nuove, diciamo così, quelle di cui la lingua, i linguaggi si avvantaggiano, vengono catturate da altri e vengono proposte nel loro modo, ma soprattutto vengono fatte pagare. E ormai sempre molto meno gente ha soldi da spendere per la cultura. La cultura tende a diventare sempre più di élite. E la massa tende ad essere esclusa, tende ad essere sempre più ignorante. E questo, un pubblico, dico un pubblico nel senso un settore pubblico, chi governa e chi dovrebbe provvedere alla cultura, dovrebbe capirlo. Siamo in Italia, dovrebbe essere il paese della cultura. E invece siamo molto peggio dell'Albania. In Albania. Albania, tanto per citarne una, ma in Albania, come ho messo un post nella mia bacheca di YouTube, una mia amica che conosco personalmente, che fa un lavoro simile al mio, pubblica audiolibri, beh, lei è stata premiata con un premio che in Albania si chiama Filantropia, due o tre anni fa, per il lavoro che fa. Qui no. Qui ti arrivano le ingiunzioni di smettere di fare questo lavoro, oppure di smettere di utilizzare determinati strumenti, non leggere determinati libri, insomma. Ma non sono pochi, si arriva a dei paradossi. Adesso non l'ho qui, ma ce l'ho di sopra. Un libro di Achille Campanile, stampato nel 1927, cito anche il titolo, edizione Corbazzo. Il titolo è Ma cos'è questo amore? Un libro che aveva divertito moltissimo Buzzati e di cui ne parlava in un'introduzione a un altro libro, di Romano Battaglia in quel caso. Questo libro del 1927, edito nel 1927, secondo la nostra legislazione potrà essere letto pubblicamente, se ne potrà fare un audiolibro senza dover chiedere i diritti, se ne dovrà fare un audiolibro non prima del 47. Io non ci sarò più, ovviamente. Vabbè, insomma, buona fortuna, no? Uno si dice, qual è il razionale di questa cosa? Tra parentesi, perché Campanile, Achille Campanile è morto, mi pare, nel 77, quindi passare altri 70 anni. Se ho fatto bene i conti, insomma, andiamo nel 47 e sono 70 anni dalla morte di chi l'ha scritto, ma l'ha scritto nel 27. È difficile trovare un razionale quando, per altre cose anche molto più importanti, anche dal punto di vista economico, e mi riferisco ai brevetti, per quel che ne so, ma potrei sbagliare, i brevetti dei medicinali, per esempio, possibilità di chi li ha inventati, di chi ha inventato quel farmaco di tenersi tutti i proventi della commercializzazione durano 10 anni, dopo scadono, dopo si fanno i farmaci generici, cioè la sostanza può essere usata da tutti gli altri, insomma, in qualche modo, liberamente. È giusto, secondo me, che ci sia un tempo in cui chi ha prodotto un'opera, insomma, uno scrittore che scrive un'opera, un musicista che scrive una musica, diciamo, si tenga i proventi della commercializzazione di quel prodotto, se quel prodotto funziona dal punto di vista commerciale. Ma è giusto definire un tempo? No, 10 anni potrebbero essere un tempo utile, anche perché dopo 10 anni ormai, nei tempi correnti, quei libri che vanno in libreria poi non si trovano più, vengono messi sul cassetto. C'è l'impressione che l'editoria ormai viva su determinati classici, che sono resi impraticabili per l'uso comune, no? Calvino, Buzzati, che so io, insomma, no. Ancora si giovi di questo, mentre non fa niente per gli scrittori emergenti, quelli che dovrebbero invece essere
coloro che alimentano il mercato. Cioè è più facile vivere, come dire, su dei vantaggi che si sono acquisiti in passato per determinati autori che poi sono diventati dei cardini, no? Anche del mercato, piuttosto che spendere energie per valorizzare tutto quello che di buono può essere immesso nel mercato dell'editoria. Se di mercato si può parlare, no? Insomma, com'è difficile pensare al settore della cultura soltanto come un mercato? Come diventa difficile parlare della scuola solo come un'azienda, dell'ospedale solo come un'azienda? Ma è questo che ormai è diventato realtà. No, gli ospedali lavorano come aziende, devono produrre un fatturato, devono per poter sopravvivere, per poter esistere. E così anche la scuola deve farsi concorrenza. Stanno succedendo delle cose abbastanza impensabili, abbastanza drammatiche anche per chi ci lavora e per chi dovrebbe essere l'utenza di questa scuola. Non vorrei fare del mio caso un caso personale, non lo vivo come una tragedia. L'unica cosa che mi dispiace è aver perso un po' i vostri commenti. Come dimostrano i vostri commenti, la realtà sia di per sé stessa rivoluzionaria. Non occorre esasperare. Io mi sono semplicemente limitato nel video precedente a riferire le cose così come sono, come le penso. Non mi sarebbe andato di accentuare determinati toni. Ho ammesso di aver trasgredito le regole che in questo momento sono vigenti dal punto di vista del copyright nell'editoria. Io stesso desidero conformarmi, cioè vuol dire non lo sento come una debolezza quella di conformarmi a questo, perché se si lavora o se si sta in un media, come può essere comunque anche questo, insomma, nel momento in cui hai 20.000 persone che ti seguono, in realtà hai anche una responsabilità in quello che dici, in come ti poni, no? Non si può non dare l'esempio che le regole vanno rispettate. Non c'è convivenza civile se non rispettiamo le regole che ci diamo. Però le regole sono anche delle cose che cambiano, che possono cambiare, perché la realtà cambia e attualmente la realtà cambia molto rapidamente, molto più di una volta. Quindi anche le regole potrebbero essere cambiate. E allora prendere coscienza che certe regole sono assurde, dovrebbe portare poi a delle persone responsabili, avvedute, con un minimo di intelligenza, anche porsi il problema di cambiare queste regole per migliorarle, forse, come voi avete detto nei vostri commenti, anche per renderle migliori, per essere più intelligenti, per capire che sentire parlare di certi libri vuol dire anche favorirne la vendita, non limitarne il consumo. Un canale come questo, in cui chi legge si pone anche come interlocutore, insomma, è qualcosa di diverso dallo store, dal magazzino delle aziende, chiamiamole così, Audible, Storytel, che mettono su questo enorme scaffale tanti libri letti da lettori diversi, no? Tanti audiolibri letti da lettori diversi. Dove uno va, sceglie così, non sa la voce che trova, ma quella è quella che gli viene proposta, a volte, ripeto, anche molto interessante, molto bella. Un canale come questo, come dire, io mi accorgo, insomma, anche dai vostri commenti, che è importante la figura di chi legge, ci si affeziona a una voce, a un modo di sentire che passa attraverso la voce, attraverso il modo di dire e anche a volte ai commenti che uno fa rispetto a quello che legge, alle scelte che fa. Insomma, è come andare nel grande magazzino, all'IKEA, no? Dove lì ti disperdi tra un sacco di cose e io vengo fuori sinceramente frastornato e spesso non ci compro nulla. E invece è come andare dal pizzicagnolo che c'era una volta sotto casa e che descrive molto bene Presta
nel suo libro Un calcio in bocca fa miracoli, libro che ho dovuto togliere, dove questa figura di pizzicagnolo era un amico per tutti quelli che andavano in quella pizzicheria. Chiudeva persino gli occhi di fronte alla signora che, povera, che si rubava, che sì, la fetta di prosciutto, insomma, no. E la gente andava lì anche per parlare, per stare, perché era un luogo. Allora, canali come questo, e ce ne sono anche altri, immagino, no? Ma servono anche a questo, sono qualcosa di diverso. La voce che interpreta quel testo, intanto acquista un valore perlomeno pari a quello del traduttore, insomma, no? È uno strumento che modifica la percezione dell'opera. La può peggiorare, la può anche migliorare. Spesso persone a cui ho letto dei brani e che ho postato poi sul canale, persone che scrivono, insomma, no, scrittori emergenti, quando si sono sentiti leggere, quando hanno sentito il loro testo letto, lo hanno riscoperto in qualche modo, si sono emozionati, così mi hanno scritto, se è vero quel che mi hanno detto. E io lo prendo per vero, è così, quindi diventa un'altra cosa rispetto alle parole scritte nella carta. Come dire, valorizziamo anche questo se è possibile. Non si possono trasgredire le regole, ma le regole si possono cambiare e adeguare a una realtà in trasformazione, come poi la gran parte dei vostri commenti, e sono stati tanti al video precedente, fanno capire. Non si sopporta, c'è un'insofferenza contro questo tipo di regole che non ci permette di fare anche, come dire, un'indagine, una scoperta e quindi di andare a cercare tra quello che esce cosa ci può essere di buono e anche valorizzarlo. Se siamo di fronte a questi limiti. Insomma, mi si è anche detto di non fare in questo senso una battaglia. Io credo che le battaglie si fanno semplicemente, come dire, semplicemente mettendo lì le cose come sono. Non occorre spingere, essere aggressivi, non funziona. A volte, ripeto, la realtà per me è rivoluzionaria, così com'è, così com'è, di per sé stessa. Basta non travisarla, basta essere precisi, riportarla con precisione, anche con delicatezza, se vogliamo. E a volte non è facile, perché a volte ci si lascia prendere dal temperamento, dalla focosità, e allora interviene un po' la retorica, l'aggressività, queste cose qua che spostano poi e si fanno come dire, le guerre di popolo. Che non servono. La realtà si trasforma di questi tempi molto, molto rapidamente e quindi anche le regole dovrebbero tener conto di questa trasformazione. Detto questo, ho parlato troppo di questa cosa qui, per cui vorrei commentare con due parole soltanto questa volta la novella Nedda di Verga, che ho appena finita di leggere. E che veramente è una scrittura che per me è abbastanza non nuova, perché in Malavoglia li avevo portati come libro quando ho fatto la maturità, ma è una scrittura alla quale, leggendo quello che ho letto negli ultimi anni, ero meno abituato e che ho riscoperto in questa novella, per esempio, come un grande valore. Trovo che la costruzione di questa novella è come lui ci mette davanti alla realtà, così, con una realtà cruda, ma con questa delicatezza e con questa sincerità, senza aggiungere niente di personale, senza, ce la rappresenta con l'essenzialità ed essere così essenziali. In scrittura e così efficaci è molto difficile. Ce la rappresenta con un contrasto, il suo modo di entrare in questa novella, no?
di arrivare al personaggio. Parte da una situazione, diciamo, di benessere, no? Queste cose, il caminetto, lo scricchiolio della legna, insomma, questa situazione di privilegio e di benessere che c'è in una persona che a un certo punto ricorda stare davanti al caminetto, gli ricorda un'altra scena in cui, in questo luogo dove c'era il fuoco, ci sono altre figure, altre persone, ci sono queste donne che lavorano i campi e questa scena poi quindi cambia, parte da un luogo di benessere a un luogo di fatica, di lavoro, di vissuto duro. E c'è la vita in tutto quello che c'è di più essenziale, togliendo tutti i fronzoli, tutte le masturbazioni intellettuali, tutte le cose che si possono aggiungere e che possono rendere la vita piacevole, gradevole, piena di valore, piena di senso, si arriva lì. Quella è l'esistenza che probabilmente hanno vissuto coloro e che continuano a vivere molti poveri nel mondo e che hanno vissuto, chissà, per secoli, i contadini, i servi della gleba, queste persone, insomma, è la realtà ridotta all'osso, all'essenziale. Come ridotto all'osso e all'essenziale è anche il dialogo, la parola, la capacità di parlare e di dire. Tutto è minimale. Assolutamente concreto, non c'è niente di astratto, non ci sono idee, non ci sono neanche progetti per il futuro. È il presente che si vive momento per momento. E ci sono situazioni essenziali della vita, no? La sopravvivenza, la necessità di sopravvivenza. E Nedda non pensa neanche al domani. Domani arriverà. Deve arrivare a fine giornata. Il tempo, la dipendenza dal tempo atmosferico, perché si traduce in perdita di denaro, ma non di denaro da accumulare, in perdita di quel minimo che gli serve per arrivare al domani. L'amore è vissuto quasi senza parole, nei suoi vari aspetti e nei momenti fondamentali della vita. L'amore nei confronti della madre, l'amore nei confronti dell'uomo che incontra e che la corteggia. Quindi questo corteggiamento ridotto all'osso, a poche espressioni, spesso a degli arrossamenti del viso, a emozioni quasi tenute nascoste, pudiche. L'amore nei confronti della figlia che le nascerà e che le morirà, che però non vuole abbandonare. Quindi, fondamentale, insomma, tutto quello che rende la vita, i rapporti tra genitori e figli, madre e figlia in questo caso, uomo e donna, madre e figlia all'inverso, Nedda madre, non più figlia, beh, tutte queste cose le vive Nedda in questa novella, ma a tutte queste cose lei deve rinunciare. Perderà la madre che sta già morendo all'inizio della novella, le morirà il futuro marito del quale si capisce che era innamorata e perderà questa figlia quasi appena nata. È la disperazione, cioè voglio dire, sono le perdite più gravi che possiamo incontrare nella vita, però lei le vive quasi con rassegnazione, non ha tempo, è questo qua dei poveri, insomma, non avere la possibilità e sentirsi quasi sgravato di un peso quando la madre le muore, nonostante le dimostrazioni di affetto e di bene che lei voleva alla madre, no? Affronto con la morte del povero, che non drammatizza, il giorno dopo deve cominciare a lavorare di nuovo, perché altrimenti non vive. E addirittura
il fatto di sentirsi incolpati per le cose migliori che si possono fare nella vita, sempre in questa vita, ridotta estremamente all'osso, alle cose essenziali. Il non sottrarsi alla fatica, una fatica estrema che cambia il corpo. E poi il rapporto con la religione, no? Con il prete, la quale religione è lontana. Mi interessano un po' i soldi, si capisce, no? Perché lei deve mettere via i soldi per sposarsi, oppure deve dare qualcosa al prete che viene a dare gli oli santi. O dovrebbe, ma non li ha. Questi elementi, l'elemento religioso, l'elemento. E poi la vita legata alla terra, ai processi del tempo, dell'agricoltura, la raccolta delle. Il rapporto con il padrone, questa terra che dovrebbe essere di tutti, come un'altra cosa a cui accennavo, che dovrebbe essere di tutti, invece diventa proprietà di pochi. E questi pochi diventano gli strumenti di sfruttamento dei molti, che possono trovare la sopravvivenza solo nell'essere strumentalizzati, nel lavorare 10 ore al giorno. Soltanto per poter mangiare un piatto di minestra e per mettere pochi centesimi per arrivare all'indomani mangiando qualcosa. La malattia, no? Lavoro che porta anche malattia, malaria e la morte sul lavoro. Tutte cose che insomma troviamo in nuce, ma che poi ritroviamo anche adesso, no? Basta che ci spostiamo un attimo dal caminetto tranquillo di casa nostra e che andiamo in altre situazioni. Scrive queste cose, no? Come arriva, per esempio, a raccontarsi, a descriversi fisicamente un certo momento della storia. Non parte descrivendo come fanno molti, no? I personaggi all'inizio vestiti così, no. Ci mostra i tratti fondamentali. E li inserisce in un momento particolare della storia. Andate a vedere quando arriva Anedda e come ne descrive le caratteristiche per far capire la miseria. Ecco, la miseria viene dai tratti dei personaggi, dalle caratteristiche somatiche, dai luoghi dove vivono, dai discorsi che si fanno tra le ragazze e Anedda. Commentata, non viene mai esaltata, strumentalizzata, viene rappresentata in modo essenziale, ma questa rappresentazione è molto più toccante di qualsiasi denuncia, di qualsiasi intervento che possa fare lo scrittore a denunciare questo mondo, questa situazione. E in questa miseria comunque c'è una piccola luce, no? Che molto modesta, una fiammella, che è quella dello zio, che in estremi un po' si preoccupa. È l'unica figura, diciamo, che possa dare un minimo di solidarietà, presentare un po' solidale con Nedda, che le possa dare una pagnotta di pane nero per arrivare al giorno dopo dove dovrà andare o dove le trova un piccolo posto di lavoro, sempre dei lavori sfruttati. Ma c'è, insomma, soltanto una fiammella, questo zio, per il resto c'è questa solitudine che vive il personaggio in tutta la. E in questa solitudine disperata, però in realtà non c'è mai una disperazione, c'è sempre comunque un riferimento a quella che era la religiosità dei contadini, insomma, che forse salva dal lasciarsi andare, insomma, no, perché insomma, con la vita che Nedda conduce in questa novella, a chiunque verrebbe da chiedersi: ma che ci sto a fare qui? No, non si può vivere nel modo come è rappresentata la vita di Nedda, però hai in lei la disperazione. E forse da questo punto di vista
Alcune cose l'hanno salvata, la salvano. La religiosità. La sua è una religiosità vera, non quella del prete, insomma, no. Solidarietà dello zio, dove va contro con questo che avrebbe dovuto sposare e che muore. Incidente, insomma, le due cose sono un po' in rapporto tra di loro. Ecco, Nedda Verga, è interessante ascoltarla, qui credo si possa. Ascoltarla, io ve la offro e spero che non ci siano problemi. Ascoltarla per seguire il linguaggio che adopera Verga per descrivere tutto questo, per rappresentare tutto questo, dire questa verità profonda senza nessun fronzolo, senza nessuna retorica, ma anche lucidità, con una grande passione velata rispetto a quel personaggio e quindi rispetto anche a tutti gli altri personaggi che possono vivere o che avranno vissuto delle storie simili a quella di Nedda. Arrivederci.